aggiungerebbe molti significati e conseguenze, forse anche troppi da elencare qui. I giocatori dovranno essere bravi a lasciare tutto il rumore fuori dai loro pensieri e dovranno riuscire a concentrarsi soltanto su quello che è il loro compito. Scendere in campo, lasciare tutto sul terreno di gioco e se possibile vincere. E questa è una struttura a dir poco superlativa, una cornice perfetta per partite come queste. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti nella fase di transizione e il risultato è stata una palla persa. Sceglie di andare per vie verticali. La mette in avanti. Interrompe l'azione avversaria con un bell'anticipo. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene. Dovranno riprovarci. Prova a tirare. Un gol strepitoso. Gli è bastato un attimo per impadronirsi della partita. I campioni come lui sanno come sbloccare queste partite. Ha una marcia in più, sia tecnicamente che mentalmente. E l'ha appena dimostrato. Aggressività e verticalizzazione. Può sembrare semplice, ma riuscire a fare tutto con i tempi giusti è sintomo di grande condizione fisica e preparazione tattica. Un gol del vantaggio, davvero pesantissimo. Non è mai facile aprire le marcature davanti a un pubblico ostile. Ora devono essere pronti alla reazione avversaria. Allarga il gioco con palloni a sinistra. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. E no, niente, è finito in fuorigioco. Fa sfoggio di notevole forza fisica e recupera il pallone. Ecco un'occasione di contropiede. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Messi, la difesa lo chiude senza tanti complimenti e riconquista la palla. Gran prova di forza, palla recuperata. Provano a partire in velocità. Ecco Romario. Gullit ci mette lo zampino e riconquista la sfera. C'è l'opportunità per il contropiede. Allarga il gioco a destra. È libero di creare pericolo. E passa. Cerca l'uomo là davanti. Iniziativa promettente, ma gli avversari hanno fatto buona guardia. Ci prova con un pallone profondo. Tocco morbido. Sembrano aver eretto un muro in difesa. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Ambrosini. Salas. Palla filtrante per Messi. Occhio al tiro. La mette in rete. E l'Italia ha segnato il gol del pareggio. Anche alcuni tifosi avversari stanno applaudendo. È stato un tiro magnifico. Quando i tiri sono effettuati bene, con potenza e giro giusti, i palloni di oggi possono prendere traiettorie inaspettate ed essere imprendibili. Perfetta parità dunque. Quando ci sono in campo due squadre di questo calibro, ecco lo spettacolo che ti aspetti. Botta e risposta, colpo su colpo. Ora bisogna vedere chi avrà più carattere a centrocampo e freddezza sotto porta. Alexander Arnold. Passaggio splendido, una chance. Mamma mia che pallaccio. Salva Casillas. Cristiano Ronaldo. E c'è il gol della Roma. Ce l'hanno messa tutta e sono di nuovo avanti. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla e l'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. Non so se l'estremo difensore potesse fare meglio, ma questa è una dimostrazione dell'importanza dell'intuito nel calcio. Si rompe l'equilibrio e adesso la gara si fa interessante. Arriva Cristiano Ronaldo. Neymar cerca lo spunto. Colpisce. Beffa l'estremo difensore. Gli avversari possono solo prendergli il numero di targa a questo punto.
Niente da fare per la difesa, che ha provato in tutti i modi ad arginarlo, senza successo però. Che giocatore! Gli avversari non lo lasciavano respirare, ma lui se li è mangiati. Ha dimostrato classe e ottima forma fisica. Il divario tra le squadre si allarga a due reti. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Salas ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a far niente. Ottimo senso della posizione, pericolo sventato. Gullit. Ecco Romario. Pallone interessante, in verticale. Vuole la profondità. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. E poteva essere un'azione importante, difesa però ben posizionata. Lo sposta di peso e gliela porta via. Ambrosini. Pedri. Lampard. Occasione per il contropiede. Intervento decisivo. Decide di giocarla in profondità. Il quarto uomo indica 2 minuti di recupero. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Ronaldinho. Che pallone gli ha dato! Primo tempo che finisce qui. Beh, credo che il risultato rispecchi abbastanza fedelmente quanto avvenuto in campo fino ad ora. Ossia, un buon movimento di palla e uomini, sia a centrocampo che nel reparto offensivo. Se al rientro dagli spogliatoi riusciranno a continuare su questi binari, il risultato finale potrà essere uno solo, Fabio. 3-1 e siamo nell'intervallo. Una partita divertente. Viene sostituito con il... Partiti! E speriamo che questo secondo tempo possa regalarci grandi emozioni. Cristiano Ronaldo prova a darla profonda nello spazio, prova a tirare e c'è ancora un gol. Vantaggio di 3 reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Questo lo ricorderà come uno dei gol più facili realizzati in carriera. Gli hanno concesso troppo spazio e lui si è preso tutto il tempo per prendere la mira e buttarla dentro. Vantaggio di 3 reti, piuttosto rassicurante direi. Salas! Cerca un compagno, opportunità di ripartire. Supera il diretto avversario. Rubare palloni così non è mai un caso. Marquinhos. Ronald salva Casillas. Viene assegnato il tiro dalla bandierina. E ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Cristiano Ronaldo! Palla pronta per il secondo calcio d'angolo. Ancora 0 per gli avversari. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia. Pallone che poteva diventare pericoloso, ci mette una pezza. Si ferma qui la manovra. Errore qui, pallone sprecato. Vede lo scatto e c'è, può provare. Palla in fondo alla rete! Hanno ridotto lo svantaggio. Adesso 2 reti. Invito a segnare troppo ghiotto e lui lo ha accettato. Ecco cosa succede a lasciare spazio a un giocatore delle sue caratteristiche. La difesa poteva marcarlo molto, molto meglio. Si riparte con 2 reti adesso da recuperare. Conquista palla in Cristiano Ronaldo! E il pallone finisce in rete.
e con questo gol raggiunge lo storico traguardo delle 100 marcature. Errore madornale e gli avversari ringraziano. Hanno costretto la squadra avversaria all'errore con il loro pressing alto. Un gol cercato con la tenacia. Il divario tra le due squadre è pressoché incolmabile. Prova a darla profonda nello spazio. Se ne va. De Paul! Sceglie di andare per vie verticali. La gioca a sinistra. Ci prova con un pallone profondo. Palla che va a finire in calcio d'angolo. Salta e colpisce di testa. Prova con la palla lunga. Ripartono alla... È un'occasione. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. C'è la palla lunga, in avanti. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Ecco Romario. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Il tentativo di palla filtrante non arriva a destinazione. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Cristiano Ronaldo prova a giocarla in profondità. Anticipa la traiettoria del pallone, scampato pericolo. Cercano un'azione veloce. Cristiano Ronaldo. Gli attaccanti non tornano ad aiutare la difesa e mi sembra che sia una scelta voluta, non un caso. Sì, penso anch'io che sia così. Le squadre che cercano di sfruttare al massimo il contropiede tendono a fare così. Hanno bisogno di uomini freschi là davanti, pronti a smarcarsi e a ricevere il passaggio per andare in porta. Pedri. Palla filtrata per Salas. Tenta la... Salva Casillas. Qui può partire il contropiede. Errore qui, pallone sprecato. Riceve il passaggio. Ha spazio per provare il tiro. Prova a salire in aria. E sì, trova la rete. E sembrano davvero non volersi fermare. Ottimo colpo di testa. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. Toso. Di dosso la ruggine accumulata nelle gambe, si ricomincia finalmente a giocare per il bottino pieno. Una vittoria oggi sarebbe importante per partire con il piede giusto e dare ai tifosi un buon motivo per tornare a casa soddisfatti. San Siro, roccaforte storica del Milan sin dal 1926, è adornato da cima a fondo con i colori rossoneri. Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo, visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Neymar prova a metterci il piede. Si destreggiano con un buon possesso di palla. E trova il compagno. E corner. Vediamo quale compagno cercherà di raggiungere con questo corner. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Arriva Cristiano Ronaldo. Ci prova con un pallone profondo. Chance per tirare. Un gol strepitoso. Ed è subito spettacolo.
Che gol! I campioni come lui sanno come sbloccare queste partite. Ha una marcia in più, sia tecnicamente che mentalmente. E l'ha appena dimostrato. Splendida finta, splendido tiro, splendido gol. Sembrava danzare sul pallone. Ha messo la difesa fuori causa e segnato un gran gol. Primo acuto della gara, già nei minuti iniziali. Si avvicina alla porta. E guardaline ha alzato la bandierina, fuori gioco. Palla di nuovo verso il centro. Scatta verso il pallone. Clamoroso! E traversa! Passaggio in avanti. Qui può partire il contropiede. Cristiano Ronaldo. Riceve un pallone interessante. Vede lo scatto e cerca la profondità. Prova il tiro! Buona lettura, ha giocato d'anticipo e ha sporcato il tiro. Grande consapevolezza difensiva. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Intercetta il pallone e ferma un'azione che rischiava di diventare pericolosa. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Se ne va. Va alla ricerca di un compagno davanti. Pressing molto fisico ma regolare per l'arbitro. Palla recuperata. Allunga il piede verso il pallone. Bruno Fernandes. Allarga il gioco a destra. Ha spazio sulla fascia. Pallone in aria. Ci pensa il portiere a respingere. Palla in avanti verso il compagno. Il pallone per Neymar. Ecco un'occasione di contropiede. Sembrava un buon corridoio, ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. Errore qui, pallone sprecato. Cerca un compagno. Intercetta il passaggio, pericolo. Bruno Fernandes. La Roma al calcio di punizione. Cristiano Ronaldo cercherà di sfruttare al meglio questa occasione. Hanno la possibilità di incrementare il vantaggio con questo calcio di punizione. Bruno Fernandes! E si oppone Vitor Bahia. Una parata fantastica. Ha intuito perfettamente la traiettoria della palla. Gran bella parata. La mette sul piano fisico e riconquista la palla. Prova a eludere la marcatura. Sfida di qualità qui, un'azione pregevole, bloccata da un intervento ugualmente eccellente. Pallone interessante, in verticale. Occasione per il contropiede. Iniesta, sulla destra. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. La mette in avanti. Esempio perfetto di marcatura, gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Cristiano Ronaldo. Pericolo in area. Neymar! Reazione di puro istinto del portiere. Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Capisce tutto e interviene con sicurezza. Provano a partire in velocità. Gabriel Jesus. Vediamo se può capitalizzare. Grande giocata difensiva. Va alla ricerca di un compagno davanti. C'è l'opportunità per il contropiede. Palla filtrante per Salah. E ora deve concludere. La butta via, non trova altre opzioni. La Roma al calcio di punizione.
impossibile calciare da posizione migliore. Questa è un'altra opportunità per rendere il vantaggio ancora più pesante. Bruno Fernandes! Prova a darla profonda nello spazio. Indica 2 minuti di recupero. Fallo, nessun dubbio. Arriva Cristiano Ronaldo. La gioca in profondità. Cercano un'azione veloce. Lautaro Martinez. Tempismo perfetto, bell'intervento. Errore qui, pallone sprecato. Primo tempo che finisce qui. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Hanno mostrato sprazzi di buon calcio e sono riusciti ad andare in vantaggio. Dovranno mantenere questo ritmo nella ripresa. 1-0 e siamo nell'intervallo. Partiti! E speriamo che questo secondo tempo possa regalarci grandi emozioni. I giocatori devono continuare a fare la loro partita e pensare di essere ancora sullo 0-0. Nessuna delle due parti può allentare la concentrazione proprio adesso. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Davids va via in profondità. Sceglie di andare per vie verticali. La difesa è invalicabile oggi. Hanno deciso di arretrare il baricentro, Luca. Secondo te vogliono sfruttare il contropiede? Sì, Fabio, penso di sì. La soluzione tattica mi sembra quella. Mirano a riconquistare la palla nella propria metà campo, chiudendo tutti gli spazi per ripartire in velocità, ribaltando il gioco. Cristiano Ronaldo. João Cancelo. Passaggio sulla destra. Gabriel Jesus. La gioca sulla destra. La difesa lo chiude senza tanti complimenti e riconquista la palla. Vede lo scatto e cerca la profondità. Ha dettato bene il passaggio con un bel... Tocca con la testa! Non una palla facile. Avrebbe meritato di più anche solo per l'idea. Ottimo tempismo. Conclusioni del genere possono diventare imparabili. La difesa è stata fortunata in questa occasione. Le relative formalità. Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. Mbappé. C'è Messi. Subisce fallo, guadagna calcio di punizione. Lasciano il campo per il numero 20. Il numero 18. Il numero 21. Kimmich. Il numero 2. La gioca a sinistra. Neymar. C'è un bel pallone in profondità. Marquinhos. Prova a giocarla in profondità. Intervento decisivo. Prova a darla profonda nello spazio. Palla in profondità per il compagno. E l'arbitro assegna il corner. E il loro secondo corner del match. Soltanto uno battuto dagli avversari. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Attenzione al tiro! Gol! Non sbaglia! Un fantastico tiro al volo per un grande gol. Una conclusione da urlo. Vede la palla, cerca di istinto la volée e calcia con grande convinzione. Un gol davvero da brividi. È la sua giornata, è appena entrato e va subito in gol. Ha segnato al 63° minuto. Il mister starà ridendo sotto i baffi. La sostituzione ha avuto proprio l'effetto positivo che sperava. Si riparte di nuovo in parità. L'esito di questa gara secondo me sarà in bilico fino alla fine. A nessuna delle due formazioni manca il talento e la qualità per vincere. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Si mette in mezzo e sventa i piani degli avversari. C'è Messi? La fanno girare con passaggi brevi e precisi. Autogol! Davvero sfortunato!
Da qui anche sfortuna. Può succedere, però un regalo così non andrebbe fatto. È un mix di circostanze sfavorevoli in questo autogol. La partita però rimane aperta e tutta da vivere. È difficile prevedere situazioni del genere. Nuove energie dalla panchina, vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchiere. Anticipa la traiettoria del pallone, scampato pericolo. Ci prova con un pallone profondo. Posizione regolare e passa. Questi sono i duelli che ci fanno amare il calcio. Botta e risposta tra bella iniziativa offensiva e la giusta contromisura. Credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione. Cerca l'uomo là davanti, Holland. Ci mette lo zampino e riconquista la sfera. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Opportunità di ripartire. Prova a darla profonda nello spazio. Guarda, il loro atteggiamento spregiudicato è ammirevole, ma forse farebbero bene a difendere il vantaggio. Non riesce a mantenere il possesso. Bella azione sulla corsia di sinistra. Prova il cross, può colpire. Grande giocata al volo. Ha colpito benissimo la palla. Fosse stato un po' più preciso sarebbe entrata. Palla pronta per il secondo calcio d'angolo. Due per i rivali di oggi. Sceglie di andare per vie verticali. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia. Recuperano il possesso del pallone. Pallone interessante, in verticale. Vede lo scatto e cerca la profondità. Ottimo scatto sulla fascia, premiato dal compagno. C'è spazio per calciare. La allontana deciso. Vogliono recuperare lo svantaggio, ma non possono farsi prendere dalla frenesia. Devono giocare con la testa e non sprecare più niente. Prova Salah. Può andare in rete. Non hanno tutto il tempo del mondo. Devono sfruttare meglio le occasioni che riescono a costruire. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Ci prova con un pallone profondo. Interrompe l'azione avversaria con un bell'anticipo. Sceglie di andare per vie verticali. Attenzione! Buona, in gioco! Provano a partire in velocità. Prova a darla profonda, nello spazio. E sbaglia malamente il passaggio. Inguardabile, che peccato. Supera il diretto avversario. Palla dentro di Mbappé. Pericolo! Prova a verticalizzare. Pallone interessante, in verticale. Cercano l'azione veloce. E l'arbitro chiude qui la partita. Non riesco ancora a credere che abbiano perso questa partita. Dopo essere stati in vantaggio, peraltro. Non sono riusciti a gestire la situazione come avrebbero dovuto. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara? Una partita vivace, in cui non sono mancate le occasioni da gol. Entrambe le squadre ce l'hanno messa tutta per avere la meglio sugli avversari. Dalla regia ci fanno segno che non abbiamo più tempo.